Che si va a concludere e che si va a concludere in modo positivo, vuol dire che il sistema Liguria, il sistema protezione civile Liguria ha funzionato. Beh, proprio in questo momento siamo tornati, diciamo, sul livello verde, quindi è finita ogni criticità rispetto agli aspetti meteorologici, restano le criticità legate ai danni. Quello che ci ha attraversato è stato un sistema, come avete detto voi, di perturbazione atmosferica perfetta, dove una mareggiata con onde di 8 metri, un vento forte oltre 160 km l'ora, una precipitazione di pioggia di carattere alluvionale, la neve nell'entroterra e il famoso fenomeno del gelicidio sulle autostrade, sulle linee aeree, cioè quelle di alimentazione elettrica dei treni, hanno di fatto concorso a creare una situazione di particolare preoccupazione, specie nelle ore di questa notte, ma per tutta la giornata di ieri. Questa allerta ancora una volta si conclude senza feriti, ovviamente e fortunatamente senza vittime, cosa che non era scontata, ma evidentemente il sistema di allerta e di protezione civile in questi due anni ha fatto passi da gigante. Restano i danni, non c'è dubbio, soprattutto alle strutture balneari e alcune strade sul lungomare. Già domani in giunta ci occuperemo di tutto questo, ad esempio stanziando oltre 1 milione di euro per i balneari. Le strade, ci auguriamo che almeno in senso unico alternato, soprattutto l'Aurelia a livello di Vesima, possa essere ripristinata già nelle prossime ore per poi tornare a doppio senso nei prossimi giorni. Restano alcune criticità nell'entroterra legate alle utenze elettriche, che Enel comunque garantisce che entro sera saranno tutte ripristinate, quindi nessuno passerà una notte al freddo o al buio neanche stanotte. Ci auguriamo che anche il traffico dei treni, su cui abbiamo poco margine di potere, torni a lavorare con efficienza ed efficacia nelle prossime ore. Però per quanto è passato, diciamo che ancora una volta il sistema è grazie ai nostri volontari, ai nostri funzionari, ai nostri dirigenti, ai nostri ottimi previsori che hanno saputo azzeccare, come si dice, ogni singolo fenomeno nel luogo dove è avvenuto. È stato un sistema che ha funzionato e ha funzionato alla grande. Sui treni c'è ancora molto da fare, incontrerete bordelli con tutta la protezione civile proprio per fare il punto per i trasporti. Non c'è dubbio che sui treni e anche parzialmente sulle autostrade ci sia un lavoro di protezione civile da fare, occorre coordinare gli sforzi in questo senso, fare tesoro dell'esperienza negativa che abbiamo avuto in queste ore, non solo in Liguria ma anche in Piemonte, in Trentino, in tutti i luoghi che sono stati maggiormente colpiti da questo fenomeno del gelicidio, che è pur vero che è raro, l'ultima volta in queste proporzioni si è manifestato nel 2009, quindi quasi 10 anni fa, ma è anche vero che è molto pericoloso ed è, come si è visto, molto incisivo nel bloccare il sistema dei trasporti del nostro paese. Ieri ne ho parlato col capo della protezione civile Borrelli, si è preso carico di organizzare al più presto una cabina di regia, un coordinamento proprio per mettere a sistema le esperienze negative di queste ore e costruire un sistema che funzioni meglio per il futuro. Ci auguriamo ovviamente che sia così, la nostra collaborazione ci sarà tutta.